Confermata la data uscita di quest'anno 18, è uscita la banlist in OCG, hanno anche spoilerato alcune delle rarità elede assieme a un nuovo supporto Ashened, andava assolutamente fatto un Car Market Watch. Hello guys, bentornati in questo nuovo Car Market Watch, iniziamo con le carte burattino arnese che sono salite un pochino tutte perché hanno annunciato nuovi supporti in OCG, quindi queste sono le copie principali, ancora economiche in Italia in realtà. È il classico fenomeno, nessuno vuole le carte italiane, quindi rimangono queste sul mercato, però questa è stata venduta addirittura a 5 euro, quindi se volete giocare questo deck pensate di prendervi perlomeno queste tre carte che sono quelle che sono salite di più, perché appunto hanno annunciato parecchi supporti in OCG che sembrano carini. Il deck a me non fa impazzire, perché comunque le carte vecchie sono un po' bruttine, però se vi diverte alla fine non costa più di tanto. Andiamo avanti con le carte che sono state, le carte principali diciamo, dei set che sono stati annunciati in 18 quest'anno, quindi per Sprite vediamo Sprite Blue che comunque non ha risentito tanto del prezzo, un lieve calo sì ma niente di impressionante, lo stesso vale per il resto in realtà, Kurigara anche qui sta abbastanza stabile, Assassino Finale pure, stanno tutte un pochino lì. Su Maze of Memories addirittura abbiamo la Chimera Guardiana, che è pure questo lieve calo, assieme ad Arao Polveristelle, però quello che invece è salito è Risveglia il tuo eroe elementale, come tutte le carte eroe, prima o poi sale, e non gli importa niente della possibile ristampa di Din, anche perché in questo set in realtà c'è ben poco da stampare, perché c'è la Chimera Guardiana, l'Hatchel e Risveglia il tuo eroe elementale, quindi io penso le mettano tutte nei Din quest'anno. Di Incredibile Difensore invece c'è praticamente solo roba Mikanko rimasta, anche qui non gliene frega niente a nessuno, il prezzo rimane identico. Trust invece scende abbastanza, più la stampa originale che stava a 45 è scesa praticamente a 40, c'è chi le vende a 35 poi risale un pochino, non è scesa tantissimo comunque, però va bene. Fotone per nuova, alla fine ci ho messo solo questo perché tanto il pianeta sappiamo già che verrà reprintato. Dune anche qui non è sceso praticamente nulla, forse Revolution un pochino più del resto, ma anche qui cali lievi quasi impercettibili, addirittura Yama continua a salire in vista appunto dei nuovi supporti Jubel, e anche il Crimson rimane sempre fisso lì, assieme alla Chimera Re delle Bestie Fantasma. Quello che scende invece è la roba di Agov, è abbastanza, perché vediamo SP Tall Knight che da 110 euro a copia a... è sceso parecchio, ne troviamo addirittura una copia italiana, due copie da venditore italiano, sotto i 90, qua 93, 89, è sceso veramente veramente tanto, io ragazzi vi consiglio di prenderlo assieme al Superstellar Typhoon adesso, perché stanno a non minimi storici, però a 30 euro a copia il Typhoon e l'SP Tall Knight è davvero davvero buono, considerate ragazzi che i Tin non usciranno prima di 5 mesi e mezzo, quindi se volete giocare nei prossimi 5 mesi e mezzo, quindi farvi il nazionale, anche l'europeo penso, tutti i vari Open, OTS eccetera, cioè non ci saranno reprint prima di quella data, quindi vedo un po' voi, se per voi ne vale la pena, spendeteli adesso, secondo me se volete giocare competitivo, perlomeno SP Tall Knight prendetelo, approfittate di questo SP a 90 euro che c'è per adesso. Scende tantissimo soprattutto, scende un po' la strega, che sta a 30 euro a copia, ma scende tantissimo la Wanted, ma veramente veramente tanto, playset a 40 euro a copia, la paura della ballist è reale, io vi dico, tenetela d'occhio, tenete d'occhio tutta questa roba, perché se Konami non fa niente a questo deck, adesso che inizia la stagione competitiva, risale a bomba, quindi dateci un occhio, questa potrebbe essere semilimitata magari come carta, giusto per dare un piccolo segnale, quindi magari non risale a cifre esagerate, però occhio perché potrebbero anche non toccare niente questo deck. La Stregona Evocatrice, fresca di Sban in OCG, sale parecchio in realtà, stava a 50 centesimi a copia, sta a 2-3 euro a copia praticamente, ne troviamo tante a 2 euro, e sale anche, raddoppia il prezzo, soprattutto della versione rarizzata di Jump. Io vi dico ragazzi, non spendeteci soldi per adesso, perché la ristampano di sicuro per quando arriverà l'errata a noi, quindi eviterei di spendere soldi, però fate un po' come volete. Passiamo a Phantom Nightmare, più precisamente a Voiceless Voice, che continua a scendere, da 60 a 55, siamo arrivati ormai a 50, ci sono copie più economiche, però diciamo che parte da 50 il prezzo di LO.
e scende anche un pochino la Safira. Forse un po' per la presenza sempre più ingombrante dei Bestial nel meta. Vediamo che Snake Eye inizia a giocare 4-5 di side. Iniziano a essere sempre più presenti, anche perché nel mirror di Snake Eye non sono per niente male. Sono magari un pochino più deboli contro la versione Fire King, però comunque sono sempre buoni. Quindi i Bestial continuano ad apparire e Voiceless Voice ne risente, nonostante i nuovi supporti in arrivo. Il Ledra non continua, è veramente veramente buona. Poi hanno annunciato anche una nuova trappola continua, sempre per Voiceless Voice, in Infinite Forbidden, che pompa il nostro mostro rituale o evoca Skull Guardian da mano. Lasciamolo perdere questa roba qui. Non è buona, però potrebbe essere un segnale che arriverà una nuova, un'ulteriore ondata di supporto magari a Voiceless Voice. Quindi consideriamolo Voiceless Voice, potrebbe non essere male prenderlo. Teniamo d'occhio la ballista come al solito. Sale la capra nera che ride, ormai 11 euro a copia stabile. Una salita lenta ma inesorabile, vedete, continua a salire. Una bella trappola 3x da giocare in Purrely. Io vi consiglio di prenderla se volete giocare Purrely, perché non tutte le versioni Purrely la giocano. Però considerate che è una possibilità, una tech interessante in alcuni format. Può essere davvero davvero forte. A me per esempio la versione che mi fa più male di Purrely, che mi dà più fastidio, è quella con le terreno e con 3 perdi la capra nera ride. Quindi consideratelo, perché Purrely dopo la rarity non costerà niente. Quindi secondo me questa è un'opzione da prendere adesso, perché comunque è un'ottima carta. Andiamo avanti con Veidos, perché sale molto Veidos, soprattutto il signor Drago Eruzione dell'Estinzione, perché la continua, la rapida sta sempre lì. Ma il Drago dell'Estinzione sta ormai a 30 euro a copia da 15, quindi prezzo raddoppiato praticamente. Ma perché sale così? Perché hanno annunciato le nuove delle rarità di Lede, è uscito fuori uno screen su Zodiac Duelist e soprattutto è scappata fuori questa nuova fusione. Che si fa con Veidos, il nostro ciccione qui presente, più 2 più mostri di livello 9 inferiore Pyro. Non può essere tutto agli effetti delle carte e l'avversario non può scegliere come bersaglio questa carta con gli effetti dei mostri. Se questa carta viene evocata tramite fusione, può distruggere tutte le magie o trappole dell'avversario controllo. E quando l'avversario attiva una carta o un effetto sul terreno, quick effect, possiamo mandare una carta scoperta, Ashenend, che controlliamo al cimitero, e distruggere quella carta. E l'effetto è Hard Once. Carina come fusione, perché vi ricordo che la terreno fa diventare tutti i mostri Pyro. Il signor Veidos lo evochiamo sul terreno avversario, quando lascia il terreno fa rejecchi dei mostri. Quindi abbiamo un completo board wipe sul terreno avversario, a patto che abbia almeno 2 mostri con livello. È carino come supporto, però si fa sempre con una carta non searchabile. Tra l'altro vi serve Super Poli, però magari uscirà un'altra carta che vi fa fusionare con gli Ashenend, è probabile, visto che Veidos vi setappa una trappola, una magia continua sul terreno coperta. Magari fanno uscire una nuova carta che vi fa fusionare, però è un pochino specifica, non si può fare utilizzando materiali Link per esempio, quindi però c'è. Assieme a questo hanno spoilerato la rarità di altre carte. Vediamo 2 carte dello Shining Sarcophagus nello slot delle Secret, archetipo che a me non fa impazzire. Assieme a questo però, sempre tra le Secret, abbiamo sia il signor Decanolog, l'Exis rango 10, generico, molto molto forte. Secret sarà purtroppo, però essendo una carta 1x, abbastanza specifico, perché comunque rango 10 non penso starà a cifre esagerate. Per carità, un must have Jubel, quindi una carta da avere sicuramente, però è una carta che non tutti possono giocare. Per il momento non c'è l'archetipo tier 0 che ci ha bisogno di questa carta, ecco. Però molto molto forte, sicuro. Da prendere la Nightmare Apprentice, nuovo supporto Illusion, veramente veramente fuori testa. Enorme, enorme, proprio, proprio enorme. Potrebbe dare la spinta che gli serve a Illusion, a Chimera in questo caso. Apre nuove opzioni con Marixis rango 6, possiamo fare Beatrice per esempio, quindi assolutamente questa probabilmente sarà una chase card. È da vedere però l'impatto che avrà Illusion nel prossimo formato, perché potrebbe anche essere un floppino e quindi magari questa carta non avere poi la value aspettata, attesa. Assieme a questo abbiamo anche Raika, quindi la carta assolutamente in 3x, il Raika no Marikoube, che sarà Secret. Non abbiamo ancora notizie dei Tenpai Dragon, abbiamo
visto che 5 slot secret sono stati presi, però ce ne sono comunque altri 5. Altra carta poi con rarità confermata, Minerva, il sincro che sarà ultra. Vedremo come faranno gli altri piccolini, soprattutto questo draghetto qui. Che cosa succederà con le rarità? Penso almeno una secret, probabilmente se la prenderà questo deck. Tutto questo, ragazzi, sarà contenuto in Lede, che esce il 25 aprile. Gli spoiler ci saranno tra 2 settimane, in pratica, poco più di 2 settimane. Mi raccomando, se volete acquistare, link in descrizione, codice sconto che è in 5, così supportate il canale, utilizzate, mi raccomando, i miei link in descrizione. E questo è quanto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.